Bene, volevo parlarti oggi della nevrosi, della sofferenza nelle relazioni e della zona di comfort. Si parla spesso nei corsi di crescita personale, la programmazione neurolinguistica, della necessità di andare oltre la propria zona di comfort. La domanda è: portiamo oltre la zona di comfort la nostra parte nevrotica o la nostra parte sana? Io farei dei distinguo in merito. Porterei oltre la zona di comfort la parte nevrotica e invece avrei cura di far star bene quella sana. La parte nevrotica di un 1, per esempio, seguendo il modello dell'Enneagramma, va in sofferenza quando qualcosa si scontra contro le sue ristrette idee di giustizia e di giustezza, soprattutto di correttezza. Un 2, nella nevrosi va in sofferenza, nel momento in cui si scontra con l'idea di quanto meraviglioso e fantastico è come persona. La nevrosi del tipo 3 va in sofferenza quando si scontra con l'idea dell'eleganza, dell'essere in, dell'essere conformato rispetto a un sistema. Un 4 va in sofferenza quando non si sente più speciale a causa della sua sensibilità. Un 5 va in sofferenza se si sente costretto a scambiare, a scambiarsi, scambiare energie, a scambiare relazioni con altri esseri umani. Un 6 va in sofferenza quando deve affrontare le proprie paure, affrontare l'ignoto. Un 7 va in sofferenza se affronta la disciplina e si ritrova limitato nel suo prendere dal mondo in maniera golosa. Un 8 va in sofferenza se si scontra con le emozioni e se il mondo non funziona più in base a situazioni dove ci sono prede e predatori. Un 9 va in sofferenza quando la sua, tra virgolette, pigrizia psicospirituale, come la definisce Naranko, viene a scuotersi e deve chiedersi chi è, da dove viene, dove va, che significato ha la vita e così via. Quindi, uscire dalla zona di comfort rispetto alla propria area nevrotica è importante. E come possiamo farlo? Beh, per esempio la nevrosi ha delle costanti. La parte nevrotica solitamente non sopporta tutto ciò che va a rafforzare l'essenza, va a nutrire l'essenza, o meglio ancora, l'essenza sta già bene così com'è in noi, va a manifestare l'essenza. Quindi la nevrosi non vuole che noi facciamo yoga, la nevrosi non vuole che noi facciamo tecniche di respirazione, la nevrosi è contro le tecniche di concentrazione, contro le tecniche e gli approcci spirituali alla vita. Perché tutto questo rompe il piccolo guscio che la nevrosi si è costruita per stare al sicuro. Quindi, se vuoi un modo sicuro per affrontare le tue nevrosi, quest'anno è lavora col respiro, lavora con le tecniche di concentrazione, lavora con le tecniche di meditazione, lavora con lo yoga, con l'hatha yoga, con Raja yoga, lavora con tutto ciò che può rafforzarti in maniera equilibrata sul nostro centro fisico, emotivo, mentale, di anima profondo e che rispetta la nostra dimensione spirituale. Lavora su tutto questo e anche nella relazione con le persone. Chiediti sempre, che cos'è che soffre in me quando ho a che fare con questa persona? Soffre in me la parte sana o quella nevrotica? Perché se quella nevrotica allora va bene, è una parte positiva. Se una persona ti dice qualcosa che ti fa male, chiediti se quella cosa, può esserti utile per crescere. Ma tutto è utile per crescere. E poi ne parleremo di questo argomento su come tutto può essere utile per crescere, che è una delle tante conseguenze della filosofia tantrica, per esempio. E poi quando ferisci una persona, chiediti: ma sto ferendo la sua parte sana o nevrotica? Se le sto parlando con affetto, le sto parlando con amore, quella persona soffre per questo, allora forse sta soffrendo la sua parte nevrotica, naturalmente. Alla parte nevrotica non piace l'amore, non piace la compassione, non piace la dolcezza, la delicatezza. La parte nevrotica vuole false emozioni, vuole emozioni edulcorate, troppo intense o troppo sbiadite o assenti. E quindi chiediamoci sempre: che cos'è che soffre in me e nell'altro, la parte sana o nevrotica? La sofferenza di per sé può essere positiva quando soffre la parte nevrotica. E poi naturalmente studia anche il tuo carattere. Il modello dell'Enneagramma è eccellente e, per esempio, ti rimando al libro uno degli allievi di Franco di Naranko, Franco Fabbro, Enneatipi e personalità, dove parla anche dei sottotipi. Buono studio e a presto.